Secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: così sta scritto, il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni, ed ecco, io mando su di voi colui che il Padre mio ha promesso, ma voi restate in città finché non siate rivestiti di potenza dall'alto. Poi li condusse fuori verso la Betania e, alzate le mani, li benedisse. Mentre li benediceva, si staccò da loro e veniva portato su in cielo, ed essi si prostrarono davanti a lui. Poi tornarono a Gerusalemme con grande gioia e stavano sempre nel Tempio, lodando Dio. Parola del Signore. Carissimi amici, oggi celebriamo la solennità dell'ascensione di Gesù al cielo. Questa festa viene ricordata e celebrata dopo 40 giorni di Pasqua ed è una delle feste a cui non si dà il giusto significato. Infatti è una festa molto importante per noi cristiani. Gesù, dopo la sua vita, morte e risurrezione, ascende al cielo e ci lascia la sua missione da proseguire e portare a compimento. Carissimi, stiamo per finire il tempo di Pasqua con la festa delle Pentecoste. Accresciamo in questo tempo la nostra fede, la nostra dignità, la nostra responsabilità verso noi stessi e verso gli altri per poter continuare la missione di Gesù e poi un giorno ascendere al cielo. Nel nostro primo piccolo passo, convinciamoci delle verità pasquali. Ci stiamo ricordando da 40 giorni che Gesù è morto e risorto per salvarci, per donarci la vita e per farci rialzare ogni giorno con gioia e speranza. Lui è il nostro pastore, nostro modello, nostro fratello, che si sacrifica per noi. Lui non ci condanna e non ci punisce, ma ci dona la sua dignità e grazia. Carissimi, il mistero pasquale su cui si fonda la nostra fede è che Gesù, figlio di Dio, nasce come noi, per vivere come noi. Lui soffre la croce e la morte per condividere le nostre sofferenze e per i nostri peccati. Dopo la morte, Lui risorge per farci comprendere che la vita terrena è un breve passaggio e la vita eterna è il nostro vero destino. Amici, convinciamoci di questi misteri pasquali ogni giorno della vita, per ritrovarci amati, aiutati, perdonati e salvati di Dio. Noi, figli di Dio risorto, pensiamo alle cose vere, profonde e durature. Nel nostro secondo piccolo passo, accettiamo la nostra missione nella vita. Gesù, prima della sua passione, aveva preparato gli apostoli a seguire il suo insegnamento, il suo esempio di vita, soprattutto il valore dell'amore, dell'umiltà, del servizio e del perdono. Dopo la risurrezione ha mostrato ai discepoli la grandezza e la bellezza della vita eterna. Prima di andarsene affida la sua missione agli apostoli e chiede loro di portare a compimento il disegno di Dio nel mondo. Oggi Gesù affida la stessa sua missione ad ognuno di noi, alle nostre famiglie, alle nostre comunità. Nonostante la crisi, le guerre e le persecuzioni, ci tocca proclamare il Vangelo di Gesù, il Vangelo dell'amore, del perdono, della speranza, della gioia. Carissimi, accorgendoci della grazia della nostra chiamata, non ci lasciamo condizionare dal mondo, ma viviamo ogni giorno con coraggio e fede la missione che ci ha affidato Gesù. Facciamoci missionari con le parole e con le opere ogni giorno. Nel nostro terzo piccolo passo passiamo dalla gravità terrena alla gravità celeste. Gesù, dopo la sua vita terrena, dopo la morte e risurrezione, ascende al cielo. Contro la natura terrena va in cielo. Carissimi, imitiamolo.
Abbiamo sentito parlare dei santi che volavano come San Filippo Neri, San Giuseppe da Copertino e tanti altri. Gli angeli volano per obbedire a Dio. Si dice, gli angeli volano perché sanno essere leggeri. Nel nostro cammino della vita anche noi possiamo volare, anche noi possiamo scendere al cielo, se riusciamo a staccarci dalla terra e ci facciamo attirare dal cielo. Carissimi, sappiamo benissimo che è difficile non essere attaccati alle cose terrene, agli affetti, alle emozioni, alle persone, alle ricchezze e alle appartenenze. Cerchiamo allora di imitare gli angeli e i tanti santi. Indirizziamoci verso il cielo, verso le cose spirituali e profonde per essere leggeri e attirati da Dio, per volare un giorno in cielo. Buona festa e l'ascensione a tutti!